Vedi che quando riusciamo a suonare questo tipo di musica, queste cose così eleganti, belle, no? Affascinanti, ipnotiche, io chiederei al mio regista quasi quasi di rimetterlo da capo, tanto mi piace, insomma. Si chiama Mystical Journey, il disco di Lenny Fontana, Made in USA. E quando parliamo di cose americane in pieno stile house, come direbbe il mio amico Raf DJ, che è in collegamento in questo momento alla città di New York, io sono felice come un bambino. Adesso, siccome quando lui ha delle belle novità, insomma, noi ci colleghiamo, proprio un collegamento internazionale con la grande mela, lo facciamo subito. E quindi do il benvenuto al DJ Raf. Pronto? Ciao Domenico, sempre felice di stare in collegamento con te da New York. Mi piace questa tua energia, questa tua dinamicità, e anche sono onorato di come ogni volta mi presenti in diretta durante il talk time. Ma siamo noi che siamo onorati, questo ponte ideale con New York, e quando questo ci consente anche di sentire la tua voce, quindi di materialmente a riabbracciarti a distanza di tanto tempo, io sono davvero felice come un bambino. Quindi bentornato, bentornato caro Raf. Allora, intanto come stai? Tutto bene? Tutto bene, siamo sempre in balia della multifaccia del tempo di New York, tra freddo, caldo, pioggia, neve, però siamo sempre sulla cresta dell'onda, siamo sempre sulla notizia. Per ora che tempo c'è a New York, Raf, in questo momento? Di freddino, un po' di giorni che sembrava l'estate è arrivata, non primavera ma estate, adesso vivo un po' freddo, però non ci ha fermato per raggiungere quello che è l'ospite di oggi, che si rifà a quello che è il brano che avete appena suonato. Anzi, ringrazio il modo in cui hai presentato il brano precedente, perché rispecchia quelle che sono le sonorità originali house soulful. Sai, oggi c'è molta confusione musicale, la gente pensa che sia house suono quello un po' più rumoroso, ma invece questo suono house è l'originale, quello che avete sentito, e che è lo stesso prodotto dal nostro ospite di oggi, che ci dà il benvenuto a casa sua, che siamo in una diretta esterna in uno dei più attrezzati e famosi studi della città di New York, e oggi siamo insieme al chiamato anche uno dei padrini della house music, Lenny Fontana. Ciao Lenny, ciao, che meraviglia, ciao, è un onore averti in diretta su Radio Time, ed è un onore riaverti in diretta, perché tra l'altro, se non ricordo male, insomma, se non sono invecchiato nel frattempo, questa è la seconda volta che sei in diretta con noi. Sì, I'm gonna translate this way, yes, I think it's the second time, I guess we are on air, because I think the last time was for the Father's Cross State. Yes, that's correct, it was the second time. Sì, infatti conferma, non sei invecchiato, quindi sei ancora giovane, quindi ricordi bene, e quindi anche lui conferma che è la seconda volta, quindi anche lui ricorda questa, la prima volta quando siamo stati in diretta in occasione della cassetta che ci ha dato, con la quale ci ha dato l'esclusiva mondiale dopo la BBC Six Radio Station, il grande colosso mediatico inglese, che è stata la prima radiostazione al mondo a mandare in onda questa cassetta registrata nel 78 da Father's Garage, e Radio Time con New York Time siamo state la seconda radio al mondo ad avere l'esclusiva, quindi ancora sento questa benedizione da parte di Lenny Fontana. Senti Raf, tu hai il tuo ospite, allora parlando di nightclub, perché lui è un re, come dicevi tu, insomma, uno dei padrini della house, quindi uno dei grandi protagonisti, mi vengono in mente insomma il Paradise Garage, mi viene in mente in questo momento, adesso vediamo se riesco a fare questo collegamento, il promoter, il nome di un promoter del famoso mitico Studio 54. Quindi se io dicessi a Lenny Fontana, se io pronunciassi il nome di Bert Jones, cosa gli ricorda? Ok, let me just say, talking about the roots, Paradise Garage, also Studio 54, if it's gonna tell you the name of Bert Jones, what do you remember? Bert Jones is the first promoter I worked for in New York. I played for him at the Underground. He had parties all over New York, and he was very famous. He had a business card that said, you have him parties, whatever it was, so you did a Bert Jones party. And they were everywhere in New York. You would see these cards of Bert Jones. And he was the first promoter that booked me.
to play underground. We believe in Lenny Fontana Talent. Sì, yeah. Allora, lui ricorda che il primo promotor con il quale ha collaborato, che è il promotor dello Studio 54, lui ancora ricorda che lui dava i biglietti da vincita, i suoi biglietti da vincita, dove diceva: se non hai Bear Jones non è un party qualunque, quindi non è un party vero e proprio, quindi era sinonimo di qualità riguardo alle promozioni dei party. È lo stesso promoter che ha creduto per le prime, che, il primo dei primi promoter che ha messo le mani sul talento di Lenny Fontana. Quindi anche in questo caso hai toccato la radice perfettamente di uno che oggi è uno dei padrini della house music. Senti Raff, diglielo che in Italia non abbiamo un nome come Bear Jones. In genere, in realtà abbiamo uno spot che ha quasi lo stesso claim, che dice no Martini no party, ma questa è un'altra cosa, quindi non glielo dire. In questo caso no Lenny no party. Esatto, esatto. Senti, tra l'altro sì. Lenny è sempre destinato ad essere il primo, parlando un po' ai giorni d'oggi, anche Lenny credo sia il primo DJ americano ad avere fatto appunto la performance come disc jockey al Pacià di Ibiza. Chiediamo, magari forse sono indicato io, non ricordo bene. You are destined to be the first. I think you are the first DJ, American DJ, who played the DJ al Pacià di Ibiza, I guess. Yes, that's correct. DJ Pippi brought me to an Italian promoter that lived on the island. Mm-hmm. And there was a list of all these DJs, and they picked me. And when I was invited to come, I remember them saying to me, it was actually, I can't remember her name, Francesca Gavino, FNG. Mm-hmm. They called me and said, do you want to go to Ibiza? I said, where's Ibiza? Never heard of Ibiza. Yeah, I know, of course. It says a small island near Barcelona, and it's a party island. I said, yeah. And that's when I met Pippi. Okay. I went to Pacià and I met Pippi. Dice, conferma, quindi, perché DJ Pippi, che è il DJ recente del Pacià Ibiza, è stato tra i primi a tenere sott'occhio e anche a bucare Lenny Fontana in Ibiza, quindi anche in questo caso è tra i primi DJ americani ad aver messo le mani sulla console del Pacià di Ibiza. Quindi conferma ancora una volta che è il numero uno dei primi nella storia della house music di Ibiza in questo caso. Senti, Raff, chiedi al tuo ospite una cosa, tornando proprio, parlando di origini, no? Lui quando era il DJ nei migliori locali di New York all'inizio proprio della sua carriera, no? Proprio quando cominciò questa sua scalata alla grande successo della carriera, cosa gli è rimasto? Cosa ha imparato? Qual è il migliore insegnamento di quel periodo, quando faceva proprio il DJ nei migliori locali di New York? Cosa gli è rimasto nel proseguo della sua carriera, adesso che è diventato un DJ produttore tra i migliori al mondo? Ok, you as DJ in Studio 54 and so many other top club in New York and around the world. So, but talking about the roots of the nightclub in New York City, what did you learn back in the day that for you is useful today when you DJ around the world? It's always about music selection. Mm-hmm. Always about picking the right music to play for the crowd. If anything I learned from all the DJs around me, it was putting together the right music for the night. Mm-hmm. Mm-hmm. More so than the mixing. Watching the dance floor and knowing to how to play the crowd. Ok, dice che quello che ha imparato di base è la prima lezione che lui ci ha semplicemente selezionare la musica giusta, quindi stare molto attento a selezionare brano dopo brano durante la serata e guardare sempre la pista da ballo. Queste sono le due informazioni di base che lui ricorda dai suoi inizi fino ad oggi, che lo ha portato a quello che è oggi. Ok. Tra l'altro credo giusto ricordare che Lenny, come già hai accennato tu, Lenny è anche, oltre ad essere un bravissimo DJ conosciuto in tutto il mondo, è anche un abilissimo produttore discografico che ha sempre mantenuto la sua qualità, la sua classe, la sua eleganza nelle produzioni, per come abbiamo sentito poco fa, ma diamo ancora, evidenziamo un po' di più quello che è il suo talento, la sua eleganza in produzione discografica, facendogli ascoltare uno dei suoi primi brani. Quindi prima di mandarlo in onda, lasciami per favore tradurre lui. And so I said, you also are an amazing producer. Maybe. So amazing producer. You always kept your
high quality, the charm, the elegance during the production. One of the typical example is one of the track we are going to play. So, and after you can tell Let's me. See what the okay, siamo pronti a mandare il brano con sorpresa per lei. Mi sa che noi facciamo questa sorpresa agli ospiti. Quindi spero che Gabriele sia pronto a mandare l'audio da mandare a Lenny come sorpresa. Noi siamo prontissimi. Ecco la sorpresa. Eccola qua la sorpresa, veloce, breve ma intensa. Adesso che reazione ha? Ok, yes, no, so now no one but you can tell me something about this elegant touch. Very elegant touch for me at that time. Classic house wasn't called classic house yet. It was just piano house. Mm-hmm. And I remember playing the piano and playing the keys. I wanted to be this orchestra production, like orchestration, so that I can get the DJs kind of like the Chicago style of Frankie Knuckles and that beautiful sound. It was becoming with 10th City, and mm-hmm. that was my version of, yes. of a 10th City record. Yeah, I think the first track you did again? No, that's not my first. No, no, no. 1990. No, my first track I did was 1989. Mm-hmm. Ok, allora dice sì, quella è un po' a quel periodo la house music non era molto conosciuta, ma quindi avevo messo soltanto il mio sapore, il mio gusto. Infatti la chiamavo molto piano house, infatti avete sentito quei giochetti di piano. Sì. Era un po' il mix tra Sensitivity, Mario Singly e anche la house di Chicago. Quindi un misto di sonorità differenti che vengono da diverse parti dell'America sotto il tocco di Lenny Fontana, quindi è una sorta di back in the day, quindi l'abbiamo un po' emozionato. Non so se ci vede via camera, quindi dovreste vedere gli occhi di Lenny che si sono un po' luccicano un po', quindi abbiamo toccato il cuore di Lenny. Senti, toccando il cuore succede sempre quando si torna indietro, no? Quando si rievocano momenti e periodi particolarmente cari. Questo mi pare fosse proprio gli anni 90, quindi all'inizio, insomma, come dicevi tu, era una serie di contaminazioni del passato. Torniamo al presente, perché vorrei che adesso ci parlasse di questa collaborazione con la sua nuova produzione discografica, collaborazione con uno dei cantanti tra i più noti della scena della disco music della Grande Mela, si chiama James D. Train, e volevo capire come era nata questa collaborazione. Ok, so just talk about the roots, now talk about today. So you did a amazing production with one of the most famous artists, which is James D. Train. So this is a new track coming out, so we would like to know something more about that. The generation of the Paradise Garage and the sound of the Paradise Garage is D. Train. So D. Train's voice, for 25 years, has been one of those voices that people, the recognition is beginning. So I wanted to take from then and bring it to now, to the new generation. So that's how we came with Raise Your Hands. And Raph and I were talking before, we said that track Raise Your Hands was a little bit of the old with some of the new today. And that was exactly what I wanted to do. But the new track, When You Feel What Love Has, is a record that is now, is made for now. Ok, so allora questa traccia, questo oggi. Brano è oggi, right? Questo brano è l'incontro perfetto tra la nuova e la vecchia generazione. La generazione del Paradise Garage, il famosissimo club dove è nata la garage music, è classificata con la voce di James the D-Train. So, molti brani hanno caratterizzato anche questo club. Oggi Lenny ha anche il piacere, fortuna di lavorare con lui. Il brano precedente, che è Raise Your Hands, è la perfetta combinazione tra il suono del passato, la voce del passato che ha rappresentato il Paradise Garage, e quella di oggi. Con il nuovo disco che stiamo tra poco per ascoltare, è ancora una volta un passo un po' più avanti nel tempo, che il brano
perfetto per i giorni d'oggi, quindi ancora una volta è una fusione tra passato e presente sotto la creatività di Reni Fontana, usando quello che è, collaborando, usando, utilizzando la voce che ha caratterizzato il Paradise Garage, che è James the D-Train. Tra l'altro, per ancora dare una migliore idea agli ascoltatori che ci stanno seguendo, se ancora non hanno un po' affinquadrato chi è James the D-Train, credo che il brano che faremo ascoltare in questo momento avranno una migliore idea di chi stiamo parlando, di chi è il personaggio che ha collaborato con Reni Fontana. Credo che Gabriele sia pronto per mandare questo audio, così diamo un'idea molto più chiara di chi stiamo parlando a livello di cantante del Paradise Garage. Eccolo qua, lo facciamo subito, flashback, via. Welcome by, e questo era il sample, questo ricordo, questo flashback, ed era, mi correggerai se sbaglio, ma insomma, un grande brano di Bar Bacharach, era la voce di James D-Train, è così Raf? Sì, sì, infatti lui, anche lei mi conferma, quindi però abbiamo fatto sentire uno dei tanti esempi che potevamo utilizzare per... La voce di Ian Warwick in Bar Bacharach. Yes. Esatto, esatto. Tra l'altro credo gli amici che ci stanno seguendo avranno potuto anche vedere il frammento video, che siamo anche in diretta video, quindi chi ha potuto seguire ha potuto anche vedere la parte video di questo campione audio per un po' capire di chi si tratta a livello di cantante Paradise Garage, che è James the D-Train. Questo brano che stiamo per ascoltare, che è nuovo, anche Lenny dice che sente fortemente che sarà un'altra grande club hit, per come già tutti sappiamo Lenny, quando produce i brani, sono sempre destinati ad andare in alto delle classifiche, quindi anche lui già ci anticipa che sente fortemente che il nuovo brano, il collaboration con James the D-Train, è già destinato ad andare in vetta alle classifiche. Senti, noi adesso siamo troppo curiosi, Raf, di ascoltare questa nuova canzone, questa nuova produzione di Reni Fontana con la voce di James D-Train, e io ne approfitto intanto per ringraziare Lenny di essere stato in diretta con noi. È stato un grande privilegio, un grande onore ringraziare te per l'immenso straordinario lavoro che fai proprio da ambasciatore lì a New York, e c'è una tradizione per il lancio della canzone che dobbiamo rispettare, Raf. Certo, allora, thank you so much for everything, for your participation. Grazie mille. But now we are curious because you were talking about Reni Fontana, D-Train, Paradise Garage. We are curious to listen to this new track. You're the producer. We are a tradition during this kind of broadcasting, so most of the guests, they introduce their track. So you're the producer of this song. So before to say bye-bye, radio time. So we would like to let you introduce this song. So would you, yes, so what you say something before to introduce the track? Grazie mille. Many thank yous from me and D-Train, and all the support for all the years of house music, which is important to us. And the new track that you're going to hear is Reni Fontana featuring the world famous D-Train, When You Feel What Love Has. Ok, lui ci ha presentato questa sua nuova produzione, ringraziando per il grande supporto sulla musica, sulla house music da parte di Radio Time e New York Time Radio Show. Quindi abbiamo appena sentito la presentazione radiofonica di Reni Fontana. Questo ci porta alla chiusura di questo collegamento in diretta da New York City, in diretta dallo studio discografico di DJ, producer, padrino di house music Reni Fontana. Grazie Godfather Reni Fontana, grazie come sempre Domenico per la tua preziosa collaborazione e conduzione. Ringraziamo tutti gli amici di Radio Time e del New York Time Radio Show su house music Television. Ciao, grazie mille. Il grazie mille di Reni Fontana io lo metto nel mio curriculum personale, quindi grazie a Reni Fontana e grazie al DJ Raf, ed è questa la produzione nuova di Reni Fontana con la voce di James D-Train. Questo When You Feel What Love Is. Grazie ancora da New York. Ciao. I don't want no more excuses. I don't want no more complaints. You can't.
Ed eccola qua la voce di James D. Train. Questa è l'ultima produzione di Lenny Fontana con When You Feel What Love Is. Un'esclusiva ancora una volta a cavallo tra Palermo e New York. In questo collegamento diretto, grazie mille ancora al DJ Raf, che fa veramente un lavoro strepitoso, veramente straordinario. Grande Raf, grande davvero. E grazie a Lenny Fontana anche per l'ospitalità, anche per averci non solo dedicato il suo tempo in esclusiva, e poi anche per averci ospitato nel suo studio privato per fare questo collegamento. Grazie a tutti davvero. Un'altra bella esclusiva, un altro bel colpaccio proprio intercontinentale, internazionale, un'altra gran bella novità. Grazie mille, alla prossima, ciao.